Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi persecuteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Gloria a te, Gesù. Un giorno sarai salvato attraverso il Vangelo che hai ascoltato e obbedito. Ti è stato detto da nostro Signore e Salvatore che devono venire momenti difficili, persecuzioni e tradimenti. Nel Vangelo di oggi, secondo Luca capitolo 21, versetto 12 a 19, Gesù ci dice che con la nostra perseveranza metteremo a sicuro la nostra vita.
Gloria Padre, e a Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù Cristo, siamo davanti a te questa sera per adorarti. Tu sei Dio fedele, Dio misericordioso, il pane di vita, il luce del mondo, il principe della pace, il leone dei tribù di Giudea. Aiutaci, Signore, per avvicinarti. Abbiamo bisogno di te, sempre, ogni giorno, dovunque, in ogni situazione. Signore Gesù Cristo, aiutaci nella nostra vita, nella nostra famiglia, società, anche nella Chiesa. Aiutaci, Signore. Siamo molto contenti di stare con te. Signore, noi ti lodiamo. A questo momento preghiamo per la protezione del Signore su di noi, che nella nostra famiglia, con Salmo 91. Salmo 91, per protezione. Al riparo dell'Altissimo. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerò la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido, egli ti libererà dal fascio del cacciatore, dalla peste che si distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverà rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e coraggio. Non temerai il timore della notte, la freccia in cuore di giorno, la peste che varrà nella terra, il suo che nasce nel suo giorno. Mille cadranno a tua finaccia, e ma nulla ti potrà colpire. Ascarà che non prendi occhi, e vedrai come essere prima faccia. Sì, Dio, sei tu, Signore. Tu hai fatto da Altissimo la tua dimora. Non ti potrà dire la scrittura, nessuno può avere la sua tranquilla. Egli perderà la moglie dei suoi angeli, di cui si tutte le tue vie, sulle mani che si toccheranno, perché il cuore diciamo che è la pietra, la peste è la moglie.
toccherà e io gli darò il suo posto. Nell'angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso. Passerò giorni. Gloria a Padre e a Figlio e allo Spirito Santo. Rendiamo grazie al Signore sempre, perché Lui è buono in eternità. A questo momento invochiamo il Santissimo Nome di Gesù. Facciamo questo perché la lettera a San Paolo a Filippesi, capitolo 2. Versetto 5 a 10 dice così: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo e Signore, a gloria di Dio Padre. Questo è una ragione di invocazione del Santissimo Nome di Gesù.
Thank you.
Spirito Santo. Ringraziamo, grazie a te, Signore, per la tua bontà. Cantiamo insieme. Grazie. Il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.
Oh.
onorare la Santa Chiesa e difendere dagli attacchi del maligno per tutte le persone tribolate. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Amen.
Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo.
San Teodoro. A great saint whose name this church bears. Our Lord Jesus Christ. Very beautiful church. St. Francis of Assisi. Our Mother Mary, Saint Joseph, Anthony of Padua, Saint John the Baptist, Giovanni the Baptista, si, arrivederci. Ciao, arrivederci. So that is how it is. We thank God for today's adoration program. We invite our friends and well-wishers wherever they are. Let them join us. We do adoration every day from Monday to Fridays, and you will never miss
8. If you join us, you will gain a lot. We start by 5 o'clock every day, Monday to Friday. You are blessed.